No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi ci andremo a preparare insieme, realizzeremo questo make-up utilizzando diverse novità, diverse chicche che penso avrete intravisto nella foto d'anteprima, ma anche prodotti che avete già visto nei video scorsi, di cui voglio dirvi qualcosina. Niente, direi di non perderci oltre in chiacchiere. Il make-up è questo, vi avvicino in modo che possiate vedere un pochino meglio l'applicazione. Come sempre vi ricordo, se vi fa piacere e non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e di farmi sapere se questa tipologia di video in cui testiamo brand un po' più costosi vi piace, con un like e basta, vi lascio il video. Eccoci qua, con il mio faccione struccato parto con i primer. Primer occhi, fidatissimo Smashbox. Primer viso, fidatissimo Dior Backstage. Perché devo stare fuori tutta la giornata e quindi mi sento più tranquilla con anche dei primer al di sotto. E niente, sono un po' in ritardo con la registrazione dei video e poi di fatto anche con la pubblicazione, perché non sono stata granché bene. E quindi niente, non ce l'ho proprio fatta a filmare, niente di grave, però soltanto una brutta sensazione. È partito di botto, poi però intermittenza si è riproposta nei giorni. È circa una settimana, 10 giorni che ho questo problema. All'inizio mi sono spaventata, ho chiamato anche la guardia medica perché non sapevo che pesci prendere, poi in realtà ho un po' imparato a conviverci. Naturalmente sto facendo tutti gli approfondimenti del caso, ma è come se avessi dei pesi di ghisa sul petto, alla bocca dello stomaco, che mi schiacciano, quindi di fatto riesco a respirare, ma provo un senso quasi di asfissia, non so come dirvi, di affaticamento, e mi spaventa un sacco. Poi spaventandomi, naturalmente il cuore inizia a battere all'impazzata, formicolio le mani, veramente una brutta sensazione. Poi riesco a parlare, riesco a fare le mie cose, a andare a lavoro, però quando parte questa sensazione è veramente brutta e può durarmi anche ore. Magari diventa solo un fastidio alla bocca dello stomaco, sul torace. Non saprei darvi un punto, perché non è una fitta, un dolore circoscritto, è proprio più una sensazione. Inizialmente ho pensato, non ho mai sofferto da ansia, di attacchi di panico, almeno che io sappia, però l'ho sentito descrivere più volte, più o meno mi sembrava una cosa analoga, però visto che poi si è ripetuta e che la sensazione dura anche nel tempo, questo l'abbiamo escluso. Sono andata dalla mia dottoressa, niente, lei ipotizza ho la tiroide che inizia a fare le bizze, oppure qualcosa legato alla digestione, quindi reflusso. E in effetti poi la dottoressa mi ha segnato tutti gli esami del sangue che andrò a fare a breve, però l'idea di dover aspettare ancora giorni per fare gli esami, giorni per avere i risultati, mi metteva un sacco d'ansia, quindi sono andata anche al pronto soccorso perché stavo veramente male, e anche loro hanno confermato le sue, diciamo così, i suoi dubbi, e forse reflusso, non lo so. Ma parliamo di cose belle. Applicati i primer, andiamo con un fondotinta che è una novità assoluta, che ho deciso di acquistare, ed è il fondotinta di Estée Lauder della famosissima linea Double Wear, ma questo è Sheer Long Wear Makeup, quindi un fondotinta, come piace a me, che dovrebbe dare un effetto molto naturale sulla pelle, effetto makeup no makeup, però allo stesso tempo promette una lunga tenuta nelle ore, e oggi vi assicuro che lo metterò alla prova, perché sarò truccata fino a sera, dovrò indossare per riprese la mascherina, quindi io l'ho preso nella colorazione 1N2 e Cru, però vi lascio tutti i riferimenti giù nella scheda, nell'info box. Allora, la mia amica Titti mi ha detto: Marti è molto liquido, shakeralo bene, quindi noi procediamo. In effetti è molto liquido, molto acquoso. Allora, non so come fare. Adesso state a vedere se non mi sporco tutta la camicia.
Ok, è un po' chiaro adesso per me, forse, ma penso che possa andare benissimo per il periodo più invernale. Adesso in effetti è un po' chiaro. Allora, abbiamo fatto una guancia. Non lo so, è molto trasparente, sembra che io non abbia applicato nulla se non un velo di cipria. Non so se si può vedere da video, però veramente sembra che abbia applicato un velo di fondotinta in polvere con un pennello molto fluffy. Questa è la sensazione che ho. Sì, qualcosina copre, ma veramente molto molto poco. Meno dello Skin Realist di Nabla, meno dell'ultimo di Lancôme che abbiamo provato, forse meno di qualsiasi cosa che io abbia. Devo dire che pensavo, vedete anche qua, tutti i rossori, tutte le venuzze ci sono. Pensavo coprisse un po' di più, ecco. Diciamo che qua è proprio per chi vuole un effetto neanche crema colorata, proprio un velo velo di colore. Forse per chi non è abituato a usare il fondotinta è perfetto per iniziare, perché insomma. E vedete che sono andata anche abbastanza generosa con la quantità, ecco. Pensavo fosse un po' come il mio amatissimo Face and Body di Dior, ma no, cioè ancora. Più leggero, proverò ad applicarlo anche con le mani, perché poi naturalmente vi voglio fare una review completa. Lo andremo a scaldare sicuramente con un po' di bronzer. Sono rimasta un po' perplessa. Poi vi devo dire la verità, Sheer pensava qualcosa di estremamente luminoso, invece io non trovo assolutamente che sia luminoso. Considerate che io ho una ring light sparata sul viso, ma se mi vedo allo specchio, no, cioè lo vedo anzi quasi in effetto cipria, quasi in effetto un velo di fondo in polvere. Non lo vedo per nulla luminoso, naturalmente andremo a vedere se poi luciderà nel corso delle ore. Vedremo, lo continuo a provare, lo testerò a fondo, senza primer, per andare a lavoro, insomma, e poi vi saprò dire qualcosa, ci aggiorneremo sicuramente. Tentidol Ultra Wear, ultimo correttore di cui vi ho parlato recentemente, lo sto continuando ad utilizzare, questo ve lo inserirò nel video top e flop del periodo e vedremo un po', ne vado a mettere un pochino anche qua ai lati del naso perché il fondotinta non è riuscito a coprire i rossori. Questo lo andiamo a mettere. Metto la spugnetta, come vi dicevo nel video di, diciamo così, presentazione che vi ho fatto, è piuttosto asciutta, ma visto che è un correttore dalla coprenza medio-bassa, mi piace abbondare un pochino di più. Ah, lo mettiamo anche di là, dai, aspettate. Voilà, e vado a sfumare. Voilà, sono andata a mettere anche un velo di Viper di Nabla, perché poi penso di utilizzare un rossetto piuttosto naturale, chiaro, sulle labbra, quindi mi piace se sono un po' più polpose di loro, un pochino più colorate, proprio perché è sheer il rossetto che andremo ad utilizzare. Bene, ho sfumato tutto, adesso vado a settare con un velo di cipria di Charlotte Tilbury nella colorazione fair più chiara e questa la uso proprio serenamente sia sul contorno occhi sia sul resto del viso. Forse al di sotto di questo correttore che vi dicevo ha una buona coprenza, perché vedete che il suo l'ha fatto, però forse sarei dovuta andare con un correttore aranciato. Sapete che a me piace molto, mi affido in genere a Demetra di Mulac, perché appunto avendo questo fastidio dormo male e ho delle occhiaie piuttosto marcate in questo periodo. Pazienza, passerà. Adesso intanto mi hanno dato una pastiglia da prendere al mattino a digiuno per favorire la digestione, penso sia un gastroprotettore, quindi vediamo se fa effetto e
appunto al pronto soccorso questo medico mi ha chiesto se stessi mangiando tanti pomodori e in effetti è così. Perché dovete sapere che appunto davanti a casa mia c'è l'orto di mio nonno. Restiamo in casa Charlotte Tilbury, vado con il mega bronzer che io ho nella colorazione 2, medium, che è questa colorazione qua, e cerco di scaldare un po' perché diciamo che il fondotinta è piuttosto chiaro per me. E niente, vi dicevo, ho l'orto di mio nonno, se ne occupa lui, in genere lui che raccoglie la verdura che c'è di volta in volta e poi la smista un po' la dà a me, un po' la tiene per loro, un po' mio zio, insomma, eccetera. Adesso per 2 settimane non ci sono, sono già partiti quasi 10 giorni fa e naturalmente avendolo io davanti a casa mi ha dato l'incombenza di prendermene cura, di innaffiarlo e mi ha detto mi raccomando non farà andare a male la roba. Benissimo, io l'ho preso in parola e quindi ci sono ancora tantissimi pomodori e io li raccolgo e me li mangio, pranzo e cena. Generalmente il mio pranzo e cena negli ultimi 10 giorni sono stati 2 o 3 pomodori, quindi un bel, scusate, sto continuando ad andare, guardate che bello questo bronzer, cioè dà subito di nuovo vita all'incarnato, mamma mia, bellissimo, bellissimo veramente. E niente, 2 o 3 pomodori, scusatemi, e poi magari ci aggiungo una volta un uovo sodo, una volta un po' di tonno, una fettina ai ferri, un po' di pesce, insomma quel che capita, quello di cui ho voglia. E mi diceva appunto questo dottore al pronto soccorso che i pomodori sono molto acidi e quindi per chi soffre di reflusso possono essere veramente deleteri, specialmente se mangiati, diciamo, crudi e in grandi quantità, come sto facendo io in effetti da quando ho questo disturbo. Per di più, io sono solita prendere 2 caffè al giorno, uno dopo pranzo, uno dopo cena, e anche il caffè non aiuta assolutamente. Mi ha detto insieme agli alcolici, ma io non sono una grande consumatrice, e insieme alla cioccolata, ad esempio, agli agrumi. Quindi sospenderò questi alimenti. Prenderò questa pastiglia che mi ha prescritto e intanto aspetterò il 27 di andare a fare gli esami che mi ha indicato la dottoressa e poi staremo un pochino a vedere. Però vi assicuro, ragazze, è una sensazione brutta, cioè ti sembra proprio di morire. Infatti la prima volta ho detto a Dani, ferma tutto, chiama l'ambulanza perché non sto bene. Poi per fortuna, calmandomi, ho bevuto una tisana calda, è un po' passato, però... Queste sono le cose che mi fanno veramente tanto arrabbiare. Meno male che c'era la pellicola, proverò a rimetterlo. Se qualcuna di voi ha idee, queste sono le cose che mi fanno tanto arrabbiare perché io le cose le tengo con cura. Questa era nel cassetto, l'ho usata insieme a voi, l'ho riposta nel cassetto, quindi non ha subito nessun maltrattamento. Intanto vado avanti, se no voglio usare questo rosso per vedere un po' e gli illuminanti li mischio. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare perché, ripeto, se fosse caduta per terra, mia colpa. Ma io l'ho trattata con estrema cura. Era imballata bene quando è arrivata perché l'ho presa su Lookfantastic e usa parecchia carta. E il corriere è un corriere, ormai siamo diventati praticamente amici. A Natale Dani mi fa, glielo facciamo un regalo a questo ragazzo, vero? E sono sicura che non li lancia, anche perché a volte gli dico, se non sono in casa, lasciameli pure lì vicino al cancello, non li tocca nessuno e quindi li posa lì. Perciò da una palette che costa, ora non ricordo a prezzo pieno, ma secondo me siamo intorno ai 50 sicuramente. Non si può staccare una cialda, non si può. Anche perché adesso sì, io l'ho, vi faccio vedere, l'ho reinserita, però mi tocca lasciarla dritta così nel cassetto e lungi da me l'idea di portarmela se mai dovesse andare da qualche parte. Non diciamo niente. Provo con questo pennello, prendo principalmente il rosso e vado. Allora, queste polveri di NARS, così come tutte le altre polveri NARS che possiedo, il duo della collezione Claudette, l'altra palettina, ne ho
altre due di Palette Viso di NARS sono polveri sottilissime che non evidenziano la grana della pelle nonostante la luminosità. Sono polveri stupende, ma poco pigmentate. Vedete quanto io sto stratificando ed è una cialda bella rossa intensa. Ora, a me questa cosa piace perché sapete che a me piace l'effetto. Qua sembro rossissima, ma non la sono, ragazzi. Mi piace l'effetto di blush discreto, quindi posso modularle a mio piacimento. Anche una cialda così importante riesco a farla funzionare sul mio incarnato. A questo punto questa ce la lascio. Però se avete una pelle molto più scura della mia, o se vi piacciono i blush belli intensi, belli scriventi sin da subito, tenete a mente questa cosa. Va bene, vado a farmi off camera le sopracciglia e poi facciamo un make-up viso con questa bellezza qua. Ok, eccomi di ritorno con le sopracciglia fatte e andiamo a vedere un pochino questa bella palette. Allora, secondo me in questa palette, ora io, ecco, cerchiamo di tenerla così, individuo tre schemi colore, se vogliamo, uno più rosato, che penso avrete visto in tutte le salse, perché tutte le ragazze che hanno mostrato questa palette hanno usato, d'altra parte sono quelli che attirano un po' più l'attenzione, Psychedelic e Glitz 1 e 1-2, che sono i colori un po' più spam della palette. E naturalmente hanno usato tutte le nuance sul rosa e il prugna. Ma secondo me c'è un secondo schema colori che è dato da questo color taupe molto chiaro, questo marroncino freddo e questo bello shimmer, anche qua neutro freddo, che secondo me è una terza famiglia, se vogliamo, col panna che è un po' il jolly. E poi abbiamo questo gruppo da 6, che invece è un color salmone, un color carne, che corrisponde a una terza gamma colore. Ed è quella che vorrei andare a usare io oggi con voi, per farvi vedere qualcosa di un po' diverso. E non sempre i soliti colori. Vi posso segnalare diversi video, ad esempio quello di Francesca, Clarabella Makeup, mi sa che mi dimentico un pezzo del nome, ma ve lo linko giù in info box, e tantissime altre ragazze. Allora, chiaroscuro makeup, mi dimentico qualcuno che l'ha provata sicuramente, insomma, ce n'è di diverse. Allora, partiamo subito. E parto con questo colore qua, molto chiaro, che è Vivienne. Purtroppo le luci sono tanto belle, vi permettono di vedere bene, chiaramente, ma ragazze, a volte sono deleterie perché falsano anche un pochino i colori. Allora, Vivienne è questo colore molto chiaro che secondo me potrebbe essere usato come punto luce oppure su tutta la palpebra mobile, perché nella piega, come vedete, anche su una carnagione chiara come la mia, pur essendo un colore che vedete si diversifica dal panna, no, rimane chiarissimo. Quindi no, non va bene nella piega, ripeto, potete metterlo su tutta la palpebra per illuminarla un po', oppure sotto l'arcata e all'angolo interno. Allora, a questo punto vado con Go Go, che è questo, che è sicuramente un pochino più scuro e sicuramente ci aiuterà a definire un pochino di più lo sguardo rispetto all'altro colore. Quindi vado nella piega, salgo anche un pochino. Ecco, questo sì, si inizia, spero che vediate la differenza, si inizia a vedere. Bella questa palette, devo dire la verità, subito appena uscita, ho detto bella palette, bei colori, ma non la prenderò. Non la prenderò perché? Perché mi sembrava tanto simile alla Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills che riconosco essere una bellissima palette, ma che non mi ritrovo ad usare quasi mai, vi devo dire la verità. Anzi, mi piacerebbe rispolverarla magari insieme a voi, anche perché immagino che tante di voi l'abbiano. E mi ricordava appunto questo schema colori lì, e poi essendo una palette piuttosto costosetta,
Poi però, appunto, grazie a questo bug su Look Fantastic, vado adesso a prendere questo, che è Amara. Grazie a questo bug su Look Fantastic, Amara è piuttosto scuro, eh. Dalla cialda non sembrava affatto, invece guardate qua che pigmentazione. Bello, bellissimo. E grazie a questo bug su Look Fantastic, vi dicevo, sono riuscita ad accaparrarmela col 26% di sconto. E allora ho detto, vabbè, vista questa fortuna che ho condiviso con voi su Instagram, se non mi seguite ancora vi vado di farlo, vi lascio sempre il link diretto giù in info box. Appunto l'ho condivisa con voi e tante abbiamo deciso di acquistarla a quel prezzo. E non me ne sono pentita perché una volta arrivata a casa l'ho aperto e ho detto caspita, però è proprio bella, sono colori che potrei sfruttare tranquillamente. E rimane il fatto che a prezzo pieno non l'avrei presa e vi consiglio ma eventualmente di aspettare il Black Friday se volete prenderla scontata e vi siete perse quel bug. E rimane il fatto che la trovo comunque simile alla Modern Renaissance. Magari non ci saranno colori identici, però lo schema colore è quello. Ok, ho costruito il mio make-up, bella ragazze, e adesso vado con Patty, che è questo shimmerino qua, col polpastrello su tutta la mobile. Patty ha un colore particolare, è quasi più virante al marroncino piuttosto che al rosato, però con questi colori fa un po' da contrasto e secondo me si sposa molto molto bene. Bello, bello bello Patty, specialmente anche per tutti i giorni, non è uno shimmer prepotente, non ha glitterini, non ha pagliuzze, non è super riflettente. Però quegli shimmer belli che io apprezzo tanto, sia nella quotidianità sia alla sera, se magari voglio un look un po' più sobrio, ma comunque carino. Bello, mi piace. E ora all'angolo interno dell'occhio provo ad andare a mettere questo Hello. Vediamo, non lo so, è un colore particolare. Vado con un pennellino, il mio solito piccolo di Zoeva. Questo sembra un po' più glitterino rispetto a Patty. Allora, non è chiarissimo, però secondo me ci sta. Fa un bel gradient con quello che abbiamo usato prima. Sì, direi che ci sta. Bello, ragazze. Adesso con un pennello da applicazione vado a prendere Mod, che è questo colore chiaro qua. E vado un pochino, così lo prendo, lo prelevo, a pulire, se riesco, un pochino il make-up, come farei con un color panna. Vado qua e vado a tagliare un pochino il mio make-up per dare una forma un pochino più allungata verso l'alto, un po' più liftante, un pochino più levigata. Adesso prendo il mio Climax Extreme, che non smetterò mai di ringraziarvi per avermelo fatto acquistare, perché è un mascara fantastico, già dalle prime applicazioni e anche senza piegaciglia dà veramente un effetto volume come piace a me, senza appiccicare le ciglia, con una sola passata riesco a ottenere un bel risultato. Voilà, allora, make-up ultimato, sono andata a mettere il mascara, sono andata a mettere Barbarella Brown nella rima inferiore interna e la sono andata a sfumare con il colore più scuro che ho applicato all'angolo esterno, sfumandolo un pochino, quindi per andare sia a fissare la matita che è cerosa, sia per sfumarla un po' e non avere quella linea netta che non mi fa impazzire. Poi ho tamponato con una velina il Viper di Nabla e sono andata con la Velvet Line, sempre di Nabla, nella colorazione Rosy Magnolia, che purtroppo non esiste più, a ricontornarle un pochino perché le ho parecchio irregolari.
ma qualsiasi matita che si avvicini al colore delle vostre labbra può andare. E voglio provare con lui, visto che parliamo di make-up high-end, l'Absolue Mademoiselle Shine, di cui aveva parlato, ricordo, più volte nelle sue storie a Mr. Daniel, nella colorazione 230 Watch Me Shine, e che vi ho mostrato nel video haul. Allora, il packaging è questo, elegantissimo ma piuttosto cheap, cioè è una plastica dura ma non è dei packaging più lussuosi, d'altra parte vuole essere una sorta di burro labbra. Lo andiamo a provare. Sì, praticamente non ha base colore, è morbidissimo, super confortevole, profumo classico della Maison Lancôme, è proprio quel prodotto, a mio avviso, da tenersi in borsetta e da riapplicare all'occorrenza quando ci sentiamo le labbra secche, disidratate, o magari non abbiamo possibilità di avere uno specchietto e vogliamo giusto dare un tocco di colore alle nostre labbra, renderle belle polpose, luminose, e andiamo sul sicuro, qualsiasi sia il nostro make-up, la nostra condizione, con questo non sbagliamo. Continuo a vedermi rossissima di qua, ma dal vivo il colore è uniforme. Allora, facciamo un breve recap. Fondotinta, ho bisogno di testarlo di più. È passato un pochino dall'applicazione, una buona mezz'ora, e io lo trovo sempre molto asciutto. Molto asciutto, ragazze. Mi vedete luminosa perché ho applicato l'illuminante, ma in questa zona sulla fronte lo vedo così. Io ho usato anche un velo di cipria, tenete a mente questa cosa. Ripeto, oggi lo metterò a dura prova, lo metterò a dura prova al lavoro, ci riaggiorneremo prossimamente, vediamo come va, perché un conto è una prima applicazione e poi però bisogna vedere. Trovo che abbia un bel effetto levigante. Ora c'è questo sotto, lo proverò anche senza, però mi vedo una pelle molto tesa, molto bella, come se avesse una pelle proprio di porcellana. Si è steso bene, coprenza bassissima, ragazze. Anche se poi, naturalmente, andando con la cipria e le polveri, la base risulta molto bella, ma se ricercate coprenza, non fa per voi. Il bronzer di Charlotte Tilbury, ragazze, è da comprare, è veramente da comprare. Occhio alle colorazioni perché io sono molto chiara e la medium va bene per me. La palette di NARS, vi avrei detto di sì, perché nonostante la luminosità rimangono polveri molto sottili, molto stratificabili, no, se volete un'alta pigmentazione, un colore, prodotti, polveri che scrivano sia da subito, ma vi avrei detto di sì. Però questo fatto che si stacchino le cialde, a me manda veramente, mi fa perdere il lume della ragione, specialmente perché stiamo parlando di prodotti costosi. La Retro Palette di Natasha Denona, anch'essa merita di essere provata e testata di più. La prima impressione è molto buona, il look che ne è uscito fuori mi piace tanto. Del mascara ne parleremo anche qua nei top del periodo, ma ve lo anticipo, mi piace moltissimo, grazie, grazie, grazie. E il prodotto labbra, ragazze, nelle mie corde. Mi rendo conto che sotto la mascherina non so quanto possa funzionare. Però è proprio bello, è quel classico prodotto, ripeto, da tenere in borsetta, mi devo togliere la mascherina, devo parlare, mi do un po' di questo e sono a posto. Guardate che labbra che fa. Poi se ci applichiamo prima un pochino di Viper, bellissimo. Io sono veramente contenta di questi prodotti nel loro complesso. Va bene, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia e come sempre per supportarmi. Grazie, grazie di cuore. Noi ci vediamo nel prossimo video. No.